Il ghiaccio che si scioglie, il mondo che crolla, tutto finito, moriremo tutti. Ecco, questa sensazione ce l'aveva anche Benedetto. Il mondo che crolla, il mondo che cambia. Ecco, Benedetto non pensava di salvare l'Europa o l'Italia o il cristianesimo. No, lui voleva solo rispondere a una domanda. Quando tutto intorno a me crolla, che devo fare? E la risposta è boh. E quando non sai che fare, che devi fare? Niente, dice la signora, niente, giusto. Forse bisogna cominciare da questo, dal niente. E Benedetto cominciò dal niente. Rimase per 5 anni chiuso dentro questa grotta, il Sacro Speco, in un luogo inaccessibile. Ma la fama di questo uomo santo cominciava a diffondersi in tutta la regione. Un giorno venne raggiunto da un gruppo di uomini particolari. Le cose più o meno sono andate così. Benedetto, sappiamo che sei un uomo di Dio. Noi siamo un gruppo di 15 uomini. Io mi chiamo Priscolo. E ecco, abbiamo sentito che sei un uomo di Dio, però noi abbiamo bisogno di una guida, un superiore. Vuoi diventare il nostro superiore? Sì, accettato! Accettato! Bene, vieni con noi, ti mostriamo il nostro cenobio. Abbiamo formato un piccolo cenobio vicino Vicovaro, che viviamo in semplicità, così vieni a vedere questo cenobio, vieni, è molto bello il nostro cenobio. Vieni, ecco, ci dicono che vieni da Roma, ci dicono che succedono cose terribili a Roma, è vero? Ma a noi non ci importa, pare che i barbari possano venire fino a qui, è vero? Ma a noi non ci importa, perché noi viviamo in semplicità, vero maestro? L'importante è vivere in semplicità, eccoci arrivati, ecco, questa è la nostra biblioteca. Ti piace? No, non ci sono libri, no, noi non sappiamo leggere, noi viviamo in semplicità. No, qui lo usiamo per giocare alla pallacorda. È un gioco molto semplice, se vuoi te lo insegniamo. Tiriamo la palla in alto e nel frattempo ci frustiamo a vicenda con la corda. In semplicità, così. Ma vieni, ti mostriamo il resto del cenobio. Vieni. Ecco, vedi questo? Questa è la dispensa della cucina. Ti piace? Vedi che abbiamo appeso i maiali? Li abbiamo uccisi. Sì, li mangeremo stasera per festeggiare con te. In semplicità. Sì. No, no, li mangiamo crudi. Noi non sappiamo cucinare. No, noi viviamo in semplicità. No. No, non li abbiamo allevati noi. No, noi non lavoriamo. Deprediamo i pastori della valle. Sì, in semplicità. Sì. Vieni, ti mostriamo il resto. Vieni. Ecco, questa è la stanza della gioia. Ci piace chiamarla così perché il sabato sera invitiamo sempre delle contadinelle della zona e organizziamo delle piccole orge, in semplicità. Sì. Ti piace il nostro cenobio? Ti piace? Priscolo, ma voi siete proprio sicuri, sicuri che avete bisogno di un superiore? Sì, vogliamo un superiore, è vero che lo vogliamo? Sì, lo vogliamo! Evviva il nostro superiore! Ma guarda, forse io non sono la persona adatta. Perfetti, ma non è colpa nostra. Noi siamo come pecore senza pastore. Non ci abbandonare. Riportiamo subito i maiali dai pastori. Sì! Ma per farci perdonare, lavoreremo la loro terra gratuitamente per un anno. E cominciamo il digiuno da oggi, fino a Pasqua, tutti i giorni. Mangeremo solo la domenica un tozzo di pane secco intinto nell'acqua. La giornata sarà scandita da orari. Alterneremo sempre lavoro, preghiera e lettura. Ora, legge et labora. E non chiamatemi maestro, uno solo è maestro. Tutto chiaro? Ci sono domande? No, Priscolo, le orge no. Dai. Passò poco tempo che i monaci capirono che non erano assolutamente in grado di osservare una vita così severa. Ma ormai l'avevano eletto come superiore e non sapevano come fare a liberarsi di questo santo esagerato. Un giorno a Pasqua, a pranzo, maestro,
il digiuno è finito finalmente e noi siamo molto contenti di aver fatto questo cammino di rigenerazione con te. Ci sentiamo rigenerati, ecco, e come segno di gratitudine volevamo offrirti questa coppa di vino. Oh, grazie Priscolo, grazie. Bevi, maestro, è buono. Un momento, Priscolo. Padre Santo, ti ringraziamo per questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La coppa si spacca, il vino esplode in tutta la stanza. Ah, il vino non ha sopportato il segno della croce e ha avvelenato. Sì! Ci ha inflitto precetti disumani. Noi non ci piace questa vita. Noi non ti vogliamo come superiore. Priscolo! E c'era bisogno di uccidermi. Beh, questo era il modo di risolvere la cosa. In semplicità.